Eccomi qua, salve ragazzi, qui del 38, come va? Che si dice? Allora, vi auguro una bella giornata, un buon weekend, un buon weekend. Non mi ricordo che giorno è oggi. Oggi è 16 maggio, che giorno è oggi? Il 16 maggio. Vabbè, come va? Tutto a posto? Che si dice? Allora, oggi si parla di vlog, oggi è vlog di news perché ogni tanto devo fare il vlog dedicato alle novità del canale. Allora, per prima cosa, si sto facendo crescere la barbetta, infatti forse me la rivedrete con la barba un po' folta, difficile, però mi vedrete un po' con la barbetta. Allora, news, per prima cosa vi dico, vabbè, che ho iniziato a lavorare, perché io lo sapevo che giustamente dovevamo riaprire il B&B e infatti inizierò ad avere meno tempo a lavorare, a fare video, anche perché la mattina ho sempre da fare, il pomeriggio ogni tanto dormo, perché devo dormire un attimo, qualche oretta. Vado a dormire prestissimo perché poi spesso succede che qualche ospite arriva il pomeriggio tardi, verso la sera e quant'altro. Quindi, bene o male, vabbè, mo stiamo cercando di mantenere diciamo una sicurezza di ospitalità nel B&B limitata, in senso che arrivano degli ospiti, però non occupiamo tutte le stanze, la cosa di sicurezza, lo sapete, bla bla, la solita cosa, insomma. Sì, perché ancora il Covid non è che la situazione poi tranquillizza, ok, che sia zona gialla, però meglio essere prevenuti e sicuri e cerchiamo di farci tutti quanti il vaccino. Bene, parlando di novità, ecco le news. Allora, per prima cosa parleremo del mese di giugno e di luglio. Agosto vedremo perché c'è tanta comunque roba. Allora, partiamo dal fatto che avete visto le news, no? Ad esempio avete visto anche i Power Rangers con Ryu e Chun-Li, che già è un bel gameplay. Onestamente spero, come ho detto anche nel video, che proporranno nuovi personaggi di Power Rangers. Ovviamente spero assolutamente che aggiungano il più presto possibile nuovi DLC, perché comunque questa è soltanto la Super Edition, ok? Quindi non è manco l'Ultimate, la definitiva o la versione chissà finale. Quindi può essere che effettivamente è solo una versione, speriamo, perché quel gioco ha, come posso dire, un bel potenziale. Poi, vabbè, usciranno i personaggi Street Fighter, i nuovi, quindi aspettiamo sempre ogni volta il gameplay dedicato a Street Fighter, ovviamente quel nuovo personaggio, cose varie. Stessa cosa Dragon Ball. Dragon Ball forse si parla di una quarta season che dovrebbe forse annunciare a breve, perché dovrebbe ancora uscire. Non mi ricordo se è già uscito. No, mi sa ancora no. Goku di quarto livello di Dragon Ball GT. Quindi, ok. Se quando esce lo porterò il gameplay. Ovvio, assolutamente. Da un pezzo poi che non porto Dragon Ball, che faccio? Non lo gioco? Ecco, oltre a questo, stessa cosa Tekken 7, dovrà uscire un personaggio futuro, dobbiamo vedere so chi è. E per i giochi di picchiatura escono tante cose interessanti. Sì, perché da considerare che io dovrò portare in questo periodo anche My Hero Academy, perché io comunque ce l'ho il gioco, il 2, però non l'ho mai portato perché è una dinamica di One Punch Man, non l'ho giocato, però cioè non ho giocato in senso portarlo al canale, non l'ho mai portato, però ho tutti i personaggi usciti finora, anzi è uscito l'ultimo poi qualche giorno, qualche periodo fa, quindi che faccio, non ve lo faccio vedere, però prima ho dovuto aspettare che avevo un po' di spazio insomma nei video, essendo che quasi tutti i giorni faccio 3 video al giorno, quindi il terzo, come ho detto, che è quello là delle 15, è sempre quell'extra per le news. Infatti in questo caso mo ho usato il vlog, domani uscirà già un video, non vi dico quale, con le news e le novità di qualche gioco, sicuro sicuro, come anche Wreckfest, che è uscito il DLC, l'ho portato il più presto possibile. Mortal Kombat non si sta facendo più sentire, questo è un peccato, spero un futuro aggiornamento anche per Dead or Alive e tante cose. Oltre a questo, beh, inutile dire che i video che avete notato, quelli laserali, sono già iniziati a variare. Ci sta Phasmophobia, inizia a starci World of Warship, quindi già
già si iniziano a cambiare un po' le tematiche. Abbiamo finalmente finito un po' di capitoli della PS2, finalmente, sì, perché li stiamo finendo in realtà. Abbiamo quasi concluso tutti e quindi vuol dire che ritorniamo un po' a riportare capitoli di giochi un po' più moderni, magari forse mi limiterò a uno o due giochi vecchi. Retro, perché adesso la PS2 è diventata palesemente retro. Grande. Detto questo, un'altra cosa, mi sto esagerando con gli effetti speciali, infatti effetti speciali, che parolone, diciamo semplicemente sempre con l'editing e sto cercando di imparare a usare il GIF o GIF come si vuole, e stessa cosa un po' quegli effetti speciali come si chiamano, in green screen, ok? Non è facile. Perché me la sto molto studiando ancora, perché mo ho fatto dei test, infatti poi vedrete il video dopo questo, vedrete un video dedicato, dura veramente pochissimo, raga. Come altre novità, vabbè, Battlefront 2 ci sta sempre, anzi vi informo pure che Battlefront 2 ci saranno nuove mod, quindi vedrete veramente tanta bella roba, non vi dico nulla, ma uscirà tanta bella roba. E stessa cosa, ovviamente sto aspettando novità anche per Battlefront 3, stessa cosa vi informo pure che abbiamo iniziato pure le riprese e registrazioni di Il Potere della Forza. Sì, perché ovviamente abbiamo già finito già da un bel po' Fallen Order, ovviamente il canale ancora deve finire, però siamo quasi alla fine, raga. Siamo quasi alla fine, quindi partirà tra qua, forse se tutto va bene tra un mese, che comunque ricordate che è tutto programmato, i canali è ho cercato di programmarle il più possibile, quindi vedrete più avanti Il Potere della Forza. Sì, tranquilli, quest'anno, però per quest'anno ce la facciamo, per l'estate ce la facciamo a pubblicare qualcosa del Potere della Forza, che comunque dura molto meno rispetto a Fallen Order. Perché già di Fallen Order, ecco, come intro, stesso la intro fa capire che è una cosa pesante, è una trama comunque che si basa sulla perlustrazione del paesaggio, della spettacolarità e quant'altro. E infatti è vero. E infatti la intro era sia un po' pesante sia epica proprio per via della tematica e dinamica del gioco. Scelto voluta proprio per la tipologia di gioco. Il Potere della Forza sarà tutta un'altra dinamica. Non sarà figa, ma non sarà a livelli ovviamente, livelli in senso, non sarà proprio come la intro di Jedi Fallen Order, sarà più breve, più ignorante, e poi vedrete, non vi dico nulla, perché ovviamente questi capitoli hanno una intro specifica di cui poi ne parleremo quando lo vedrete il primo video, anzi i primi video. Dopodiché, che cosa vi volevo dire? Ah sì, Republic Commando dovete aspettare ancora un bel po', perché sì, lo voglio portare, però si deve aspettare che abbiamo un progetto un po' ambizioso di come prepararlo, insomma. L'unica cosa che forse porteremo in anticipo Left 4 Dead 2 con le mod di Republic Commando, dove vedremo Republic Commando contro zombie, che però i zombie in realtà saranno droidi. E raga, è uno spettacolo. Sarà molto divertente, secondo me. Poi alzo le mani, poi vedrete voi. Sono contento che stiamo salendo a un buon livello di iscritti, veramente grazie ancora. Questo vi devo voglio ringraziare. Vi devo proprio ringraziare, perché sta andando avanti, raga, stanno aumentando gli iscritti e le visualizzazioni. Questa è una cosa veramente bella. Sono contento. Vuol dire che vi state divertendo, che vi porto cose simpatiche, che comunque non sono noioso o banale, perché non porto cose come tutti gli altri, perché comunque molti YouTuber magari portano le stesse cose, cerco di portare argomenti o videogiochi o cose, come si dice, quelle là che porto tutti, no? Non mi viene la parola, raga. Vabbè, i video quelli là dell'ultimo momento, no? Quelli che stanno avendo più successo, insomma, per avere più visualizzazione. Non mi ricordo come si diceva. Comunque, sorvoliamo che oggi proprio. Detto questo, poi per ringraziarvi, vi racconto una cosa divertente, che poi farò un altro video dedicato alle avventure di Delta, no? Oggi ve la racconto io una. Prima di far partire il video dedicato agli effetti speciali. Allora,
Io mi sono un po' sclerato qualche giorno fa e ho voluto fare delle foto sfiziose a cacchio. Quante ne ho fatte? Aspetta, mi sembra 4, 4, appunto 4. Poi mo le vedrete. A tema estate, però era proprio da sclero e ho detto, ho quest'app che si chiama FaceApp, non la pubblicizzo, però è simpatica, che ti modifica praticamente il volto. E ti fa versione maschile, femminile, anziano, giovane, bambino. Ovviamente ci gioca un po' e ti modifica moltissimo, però ti prendi i lineamenti corretti. Allora io mi sono divertito, ho detto perché non faccio una cosa divertente? Voglio sclerare, voglio fare una bastardata. Mi sono fatto delle foto e mi sono rifatto il volto versione femminile e posso dire che sono proprio una gnocca di prima categoria. Porra, mamma mia, se esisteva una così mi sarei sposato da solo praticamente. Comunque scherzi a parte, ora le faccio vedere perché è una cosa. Chi mi conosce ha messo mi piace, si è fatto quattro risate. Il problema è quelli che non mi conoscono. Allora, partiamo mettendomi di qua e partiamo con questa foto. Sì, io mi sono divertito a fare le facce strane e buffe. Sì, quella lì sono io. Sono io. Sì, mo' per chi mi conosce, perché chi segue i miei vlog conosce pure il posto. Sono io, raga. Sono io versione femminile, cioè mi sono troppo divertita a fare queste faccine, queste cose banalissime. Erano solo queste quattro foto, ho detto no, ma le devo fare. Le devo fare. Mo' credo che avete notato che la prima cosa che hanno queste foto sono palesemente la scritta FaceApp. Su Instagram io l'ho pubblicate e scrivendo pure in inglese che in italiano, io versione femminile. Ok, la maggior parte dei miei amici hanno fatto quattro risate e basta. Il problema, i miei amici, ho avuto dei contatti di altre persone che mi hanno detto sei adorabile, sei fantastica. Mi hanno chiesto cose abbastanza interessanti. Uno in particolare mi ha detto, per fortuna è stato un po' più corretto, mi ha contattato e ha detto: "Ah, ma chi è questa ragazza? È tua sorella? È la tua ragazza? No, è proprio bella. Sai com'è bella in bikini? Wow, sai che devi fare? Gli devi comprare la tuta in latex." Io ho detto: "Sì, ok, grazie, però la ragazza non è né la mia fidanzata e non è la mia sorella, bensì sono io." Sono io, t'ha scritto FaceApp, è un programma, io ho voluto fare quattro risate e l'ho scritto. Questo tizio ha risposto così. Sei spiritoso, mi hai ingannato. E io sono sicuro che stava andando a deprimersi praticamente. Come divertente come fregare le persone malate psicologicamente, pervertite, proprio allo stato bravo. Cioè, manco hai letto. No, perché poi dopo ha notato che in una di quelle foto, quella là che aveva, si vedeva un po' il braccio peloso, ma leggermente, e quindi allora dopo ha detto, sì, infatti una ragazza con le braccia pelose, sì, mo lo noti perché te l'ho detto io, se no chissà che cazzo. Che bello, davvero divertentissimo sta cosa. Ok, vi ho fatto ridere anche a voi, vi ho scandalizzato perché vedermi da femmina credo che è qualcosa di boh. Però io sono molto autoironico, mi diverte tantissimo e quindi ho detto no, mo devo fare questa sciocchezza, che faccio? Non lo faccio? Voglio divertirmi. Fatto. Bene, detto questo, a proposito, piccole news, altre, che se non mi dimentico. Sì, avremo da portare anche altri tipologie di giochi un po' strani, matti, oltre che Overcooked, perché Overcooked porteremo comunque sempre dei DLC, giocheremo sempre e poi speriamo, forse credo che li faremo tutti, tutti i DLC a sto punto, staremo a vedere. E ovviamente porteremo altri giochi che non ve lo dico perché giustamente dov'è il divertimento? Beh, però abbiamo tanta roba da esplorare, da fare, anzi vi annuncio che forse faremo anche da Star Wars, da Lego Star Wars, da Complete Saga. Sì, perché sarebbe bello riproporlo. Però sto ancora pensando se proporlo prima o dopo Lego Star Wars, da Skywalker Saga, se uscirà prima o poi, speriamo a fine di quest'anno.
E vabbè, ovviamente presto Kingdom, ovviamente tanti altri giochi che sto aspettando che devono uscire. Bene, raga. Sì, perché quello è uno di quei giochi che sto aspettando e voglio giocarci. Bene, raga, io qua vi saluto, qui del 38, al prossimo video e vi lascio con il video con gli effetti speciali. Bella, raga. Non ci fate caso, sto solo facendo un test, d'accordo? Sto solo vedendo delle cose. I have no idea! È un breve test di animati, di montaggio in pratica. E vabbè, probabilmente giusto. Possiamo dire, sì, sto facendo vedere un po' di animazione per vedere di far mettere gli effetti con il green screen. Non è facile, però sto imparando un trucchetto carinissimo. Però ci sto a lavorare. E poi Fatality. Ok, animazione, edita, ok, edita, no edita, edita, sto del 38, che poi ho pure il tatuaggio, pure ho scritto pure il tatuaggio, che è il mio nickname, mi mette un'ansia, che mi metti, perché non solo prima c'erano le gif del cavolo, adesso ci sono pure le animazioni del cavolo, cioè proprio si sta, pazza gioia, proprio sto invece, vabbè, vabbè, va, non posso. Oh. E ne va.